seguono un percorso particolare. E questo non te lo posso dire, però. Ogni poesia è una persona nuda. Quindi. Ogni poesia è una svestizione della persona. Che poi vive quella cosa in maniera reale o immaginaria o sentita o percepita. Comunque ogni poesia è un sentire del poeta, niente di più. E ogni poesia è biografica, è autobiografica. E chi ti ha scattato le foto ti deve conoscere bene per averti rappresentato. Chi mi ha scattato le foto lo ha fatto in maniera non artefatta. Ho scelto loro perché potessero prendere il mio cuore imperfetto del mio dentro imperfetto. Cosa cioè intendi? Potessero incrementare con un'immagine, come dire, non bella di me, un'immagine che rispecchiasse il mio dentro imperfetto, così com'è. Ci sono degli scatti, cioè per dire lo scatto della... c'è una bimba e poi che tiene in mano questa foto di me adulta, sono io piccola e io adulta con lo sguardo serio e la matita tutta, cioè l'occhio struccato male, no? È perché la vita non ti mette davanti solo le bellezze, la vita ti dà anche gli schiaffi e quelli vanno contrattati. Anche nelle poesie ci sono delle imperfezioni. Certo. Ho cercato la... La poesia così come nasce, cerco di non ritoccarla troppo. Non mi piace ritoccare troppo, non mi piace l'artefazione, nemmeno nella poesia. Diciamo che hai scritto la brutta copia direttamente oppure hai fatto una brutta copia? Diciamo che la brutta copia che scrivo poi va ritoccata al minimo. Non mi piace toccarle troppo perché diventano artefatte per me e non rappresentano più il momento in cui io le ho scritte. Non vanno più a specchio di quello che ho vissuto in quel momento. E siccome poi la mia poesia non nasce per essere pubblicata, nasce per uno sfogo personale. Poi io decido di pubblicarle perché ci sono due occhi vivi che io devo tenere vivi, che sono gli occhi di mio padre. Questo libro nasce per mio padre, è una dedica a mio padre e lui è quello che mi ha, il primo, no? Che mi ha spinto a pubblicare, a cercare una casa editrice. Scusa per l'indelicatezza della domanda, è vivo tuo padre? Sì. Lui è che mi ha dato questo input, perché io non scrivo per esporre al pubblico, anzi trovo estrema difficoltà a esporre al pubblico. Una cosa è scrivere, capirai, no? La notte con il buio e la lucina notturna accesa e il totale silenzio, il nero dentro e fuori, e accendi una luce, fuori è quella la luce notturna e dentro è la luce dell'anima e ti esponi. Usi le metafore. Sì. Una cosa è poi portare questa poesia al pubblico con tutte le perplessità, no? Chi capirà questa poesia, come la capirà, come la intenderà. Poi devi superare un po' questa fase di timidezza, di introversione.